E allora, Real Time Analysis, continuiamo i nostri approfondimenti in una giornata sicuramente performante, in una settimana performante, l'ultima dell'anno, l'ultima del 2021, nonché ovviamente l'ultima di dicembre. E abbiamo quindi osservato come effettivamente al momento siamo in una situazione di nuova propensione al rischio. Possiamo chiamarlo rally di Natale, anche se in realtà questo è un rally post natalizio, dopo quello autunnale. Ripartiamo da qui con il nostro prossimo ospite, che è Angelo Drusiani, in collegamento con noi, consulente finanziario Banca The Rothschild. Angelo, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, Buongiorno signore, grazie a voi, grazie grazie per l'invito. l'invito. Passato un bel Natale, Angelo? Sì, tranquillo, Tranquillo, con la la famiglia famiglia come capita usualmente. Bene, bene, mi fa Sì? piacere. Sì, ti sento, vai un po' a scatti a livello di immagine forse, però l'audio al momento non ha particolari problemi, quindi insomma incrociamo le dita e speriamo che vada liscio, che vada esatto, tutto liscio. Allora, c'è già una domanda per te, peraltro, che tra poco ti leggo riguarda i BTP italiani. Prima però vorrei capire insomma che idea tu ti sia fatto di questa chiusura del 2021. Per molti potevano essere posizionate le basi per quel 2022 un po' più irrequieto rispetto a un 2021 super performante, in Europa come negli Stati Uniti. Peraltro, insomma, oggi sulla stampa c'è un pezzo che racconta come Alphabet, e quindi la compagnia che controlla Google, sia il titolo più forte, diciamo, su Wall Street. Ha guadagnato il 70%, e questo ci può essere una buona fotografia dell'atteggiamento, insomma, dei mercati del 2021. C'è voglia ancora di comprare, evidentemente, per quello che, qui poi mi correggerai se sbaglio, sembra quasi un rally post natalizio. Angelo, a te la parola. Lo chiamerei rally di fine anno più che altro, quindi Sì. da questo punto di vista io credo che occorra spaccare il mercato Mercato finanziario. finanziario tra quello azionario, dove anche il nostro mercato, il nostro MIB, segue pedissequamente ciò che accade negli Stati Uniti, a prescindere dalla differenza di propensione ai consumi e di propensione al rischio che esiste fra le due sponde dell'Atlantico, quindi, ma soprattutto nei confronti dell'Italia. Però il nostro mercato segue da vicino ciò che accade negli Stati Uniti, salendo ancora in questi giorni in maniera abbastanza importante, al di là di quelle che probabilmente erano le attese di molta parte degli investitori, tant'è che tanti hanno liquidato le posizioni poco prima di Natale, evidentemente nel timore che poi, a causa del probabile aumento dei tassi, ci possano essere degli effetti negativi. Differente la situazione nell'altro comparto, in quello obbligazionario, in generale titoli di Stato in particolare, dove, ahimè, la vicenda del Presidente, l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo me, ha un peso abbastanza importante sul futuro dei tassi di interesse, quindi in questa fase in cui si teme che ci possa essere una spaccatura all'interno del governo, quindi che non ci sia un voto unanime è difficile, ma mo che raccolga molti voti all'interno della stessa maggioranza. Si teme che poi, una volta eletti capo dello Stato, ci possa essere una sorta di crisi a livello di governo, non una crisi, comunque qualche difficoltà a livello di governo, e questo fa sì che, se voi vedete, il rendimento del titolo decennale italiano e anche di quello biennale sale giorno dopo giorno, seppure in misura abbastanza contenuta. Ed è proprio sul BTP che è arrivata appunto la domanda, credo che sia Alberto, esatto, che salutiamo, è sempre presente soprattutto quando abbiamo Angelo in collegamento, e che ti chiede appunto un parere sui BTP per il 2022. Un po' hai già risposto, co e come ci sia questo legame con l'elezione del Presidente della Repubblica, che va comunque tenuto in considerazione. Guardando al 2022, per diciamo completare il ragionamento sul BTP, che cosa possiamo aggiungere? In teoria il 2022 dovrebbe essere l'anno in cui anche la Banca Centrale Europea finirà di assistere, o quantomeno ridurrà l'assistenza ai titoli di Stato in generale, quindi al nostro in particolare, che è quello che in effetti è maggiormente presente sui mercati, viste le quantità di titoli che vengono emesse ogni mese. Quindi da questo punto di vista l'abbandono, tra virgolette, da parte della BCE potrebbe creare delle discontinuità per quanto riguarda l'andamento dei tassi, quindi è più probabile che il nostro
subisca un rialzo il nostro titolo decennale italiano, ma in particolare anche quelli con durata inferiore subiscano un aumento leggermente maggiore di quanto possa avvenire altrove, perché ovviamente il nostro debito è molto alto, sempre nell'occhio del ciclone. E se voi guardate ad esempio i rendimenti dei titoli con durata superiore ai 10 anni, addirittura i rendimenti dei titoli greci sono inferiori a quelli degli italiani. A me sembra un paradosso questo, però ovviamente in Grecia hanno, al di là che secondo me c'è anche una minore attività sui titoli, quindi è più facile mantenerli sotto controllo. Non mi spaventa in maniera particolare, non credo che i rendimenti saliranno in maniera corposa, perché comunque la propensione ai consumi la valuteremo nel corso dell'anno. Non si può pensare che potrà essere una propensione ai consumi elevatissima a fronte dei finanziamenti e del positivo andamento del paese, perché non dimentichiamo che il tasso di inflazione avrà un effetto importante sugli stipendi delle persone. Eh sì, e il problema inflazione verrà in qualche modo affrontata non tanto dalla Banca Centrale Europea, perché come abbiamo anche avuto modo di raccontarvi nell'ultima conferenza stampa con Christine Lagarde, insomma, le previsioni per la BCE o di un'inflazione sotto il 2% per il 2023-2024, e quindi non potrebbe essere indispensabile l'aumento dei tassi di interesse, che invece viene considerato tale negli States. Non che l'inflazione, insomma, in Europa non sia un problema, ma evidentemente lo è in maniera minore rispetto agli States, dove insomma quel quasi 7% ha spinto al cambiamento radicale, diciamo, della strategia della politica monetaria da parte della Fed e dei DJ Powell, che da Colombo è passato a Falco. Solo gli stupidi non cambiano idea, potrebbe dire qualcuno. Addio all'espressione transitoria per quanto riguarda l'inflazione. Tu, come, non so se hai avuto modo di approfondire il tema, però è in corso una sorta di paradosso, ce ne sono tanti in questo periodo, ma uno dei paradossi a cui stiamo assistendo è del calo forte di popolarità da parte di Joe Biden nei confronti degli americani, che in pratica sta accadendo esattamente l'opposto di quanto ha vissuto Trump. Trump aveva iniziato nella perplessità, diciamo così, generale, compresa quella degli americani, e che infatti, tant'è che sono ma le borse bruciarono parecchio il giorno dell'elezione, della vittoria di Trump. Poi però ha vissuto comunque il primo anno, i primi 2 anni in maniera, insomma, è stato apprezzato, ecco, da parte degli americani. L'opposto di quello che accade su Biden. Biden sta avendo un forte calo di popolarità perché la benzina costa tanto, perché la gestione forse dell'Afghanistan, del ritiro delle truppe in Afghanistan ha generato un malcontento generale che si può anche riflettere anche forse sulla popolazione americana. C'è un'inflazione da tenere sotto controllo. E anche la vice di Joe Biden, Kamala Harris, questa notizia di qualche giorno fa, sta perdendo in maniera molto importante consenso, semplicemente perché viene considerata da molti analisti semplicemente impreparata, una persona impreparata. Ci sono poi anche le parti che dicono che insomma, si tratta di commenti e osservazioni sessisti, insomma, nei suoi confronti, e non sarebbe la prima volta, insomma, specie negli States. Però ci sono le elezioni midterms, e considerato che Biden ha anche, diciamo, il Senato a rischio, perché un esponente democratico ha detto no. E siccome comunque il controllo del Senato era già non aveva una maggioranza solida, insomma, è bastato appunto il no di un senatore il progetto Build Back Better, che dovrebbe prevedere, insomma, i forti investimenti per la rotazione riguardo le energie sostenibili e il green. Tutto questo, insomma, sta facendo un po' traballare la permanenza alla Casa Bianca di Joe Biden, che dovrebbe essere eletto su un solo mandato. Ma se Kamala Harris, che sembrava potesse essere l'erede di Joe Biden, sta subendo questo calo piuttosto forte di popolarità, potrebbe anche essere che Biden possa essere riproposto alle prossime elezioni. Stiamo volando molto lontano, non c'è che dire, ma ricordiamo che l'economia americana comunque sta abbastanza bene, andiamo verso un tasso di disoccupazione del 3,5%, per cui, insomma, tutto questo, un'ampia riflessione, un'ampia domanda.
per chiederti, Angelo, A, che idea ti stai facendo su queste dinamiche e B, insomma, il 2022 probabilmente dipenderà molto dagli Stati Uniti per quanto riguarda la salute dei mercati e dell'economia e quindi anche sulla base di questi indizi che cosa pensi possiamo aspettarci? Io partirei dal futuro, dall'incontro, dalle discussioni che il presidente americano avrà con quello russo. Quello è un tema molto delicato, secondo me, perché per carità ogni paese può fare quello che vuole, perché indubbiamente se aderiscono alla NATO i paesi dell'ex Unione Sovietica avranno le loro ragioni. Non va dimenticato, come ha detto Putin, che dall'Ucraina in 7 minuti i razzi arrivano su Mosca. Eh sì. E io mi chiedo quanto piegherebbero i razzi sovietici ad arrivare, che so io, sulla Germania, per dire un nome, no? Sì. Quindi da questo punto di vista io credo che Biden viene, il presidente americano viene dall'uscita dall'Afghanistan. Il pensiero, che potrebbe anche sfiorare una parte degli americani, che ci potesse essere un conflitto, io ovviamente mi auguro di no perché sarebbe tragico, un conflitto ai confini della Russia, e in cui gli americani sarebbero comunque implicati, credo che non piaccia tantissimo, perché si diranno: abbiamo fatto questa figura di ritiro improvviso dall'Afghanistan, ancorché fosse già stato, mi pare, deciso dal presidente precedente. Quindi sì. È una situazione che andava in ogni caso sistemata, perché io ricordo, il pensiero mio è che la democrazia la devono conquistare i popoli stessi, non che venga portata da fuori, perché è impossibile farlo, perché nessuno conosce bene i popoli come i popoli stessi che vivono in un determinato paese. Quindi se dal punto di vista politico sommiamo questi due aspetti, secondo me si potrebbe pensare che gli americani siano un po' spaventati. Il problema dell'inflazione è un problema che secondo me ha molta importanza anche negli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono un popolo che vive di debiti privati, non di debito pubblico come abbiamo noi, di debiti sì. privati. E quindi anche l'inflazione potrebbe sì spaventarli, ma non in maniera eccessiva. Quindi io credo che la politica, che per tanti anni negli Stati Uniti è rimasta sotto traccia, perché in definitiva sì, quando c'era il presidente precedente si sentivano alcuni interventi abbastanza così rituali, però senza particolare, non dimentichiamo, di guerre non ne sono state fatte nei 4 anni di governo del presidente precedente. Quindi da questo punto di vista io credo che bisogna stare molto attenti, perché quando c'è la presidenza democratica negli Stati Uniti molto spesso dei conflitti sono nati. Quindi io credo che sia questo che fa un po' paura agli americani, e sia questo che li convince a credere che questo presidente non piaccia a loro, ecco, da questo punto di vista. Questa è la mia opinione. Eh beh, insomma, rimane un tema molto attuale, considerato appunto le elezioni midterms che saranno nel 2022, ma anche, come ci ha fatto notare appunto Angelo, i rapporti con i rapporti più delicati con alcuni paesi, con altri paesi, come sicuramente la Russia, dove l'Unione Europea di fatto sta nel mezzo, e quindi sicuramente è un sistema, insomma, che coinvolge più oggetti, oltre che quello con la Cina. Peraltro, appunto, notizia di oggi, di questa notte, non so se l'hai seguita, ma insomma bisticciano pure per lo spazio, perché i satelliti di Elon Musk sono andati quasi a compromettere la sicurezza degli astronauti cinesi nella loro stazione spaziale internazionale, che è stata costretta a delle pare manovre, diciamo, acrobatiche per evitare lo scontro con questi satelliti, appunto, di Elon Musk. Quindi, insomma, Russia, ma anche Cina, e non solo i rapporti commerciali, anche i rapporti spaziali. Giacomo, posso fare una brevissima chiosa? Sì, come no? Sì, ecco, prima avrei dovuto continuare dicendo che a febbraio il presidente della Russia andrà in Cina per le Olimpiadi invernali, e lì credo che dopo tanti anni di conflitto non armato, ma un conflitto economico fra i due paesi, possa nascere un'unione che sarebbe molto difficile da tenere sotto controllo, nel senso che al di là del numero di abitanti che hanno i due paesi messi assieme, però c'è da una parte una forza militare non trascurabile, quella russa.
Quella cinese ha mostrato qualche tempo fa il lancio di un missile che gli americani non sono riusciti a capire cosa fosse, non l'hanno intercettato. E quindi ecco, io mi auguro che tutto si fermi a livello di scaramucce diplomatiche e solo a parole, ovviamente, perché sennò, mamma mia, altro che collegamenti, non faremo più collegamenti, credo. Altro argomento caldo e che si surriscalderà ancora di più, quello delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, a rischio boicottaggio di un po' tutto l'Occidente. Per adesso il boicottaggio diplomatico è stato già annunciato da Stati Uniti, Regno Unito e anche altri paesi alleati. Boicottaggio diplomatico, cioè non verranno inviate le spedizioni istituzionali, ma gli atleti sono ovviamente liberi di scegliere se partecipare o meno. Angelo, saltando di palo in frasca, che idea invece ti sei fatto del Bitcoin per quanto riguarda il 2021 e le basi, diciamo, per quanto riguarda il 2022? 2021, ricordiamo che insomma l'anno scorso a dicembre 2020 avevamo raggiunto un massimo di 28, era vicino ai 30.000, era vicino ai 30.000 con minimi sotto i 20.000. Adesso siamo ai massimi vicino ai 70 con minimi, insomma, adesso siamo attorno ai 50 con massimi a 70.000. Tu pensi che mostrerà ancora vivacità e voglia di salire, che è quella che ha mostrato nel 2021, seppur con alti e bassi, che rappresenta un po' la natura di Bitcoin, oppure no? Forse non segui da vicino le criptovalute come altri asset, però insomma, una domanda a un osservatore di mercato vorrei farlo ugualmente. Io credo che il futuro sia per i Bitcoin, per questa tipologia di monete, perché comunque le banche centrali vedranno via via scemare il loro potere, così come le banche in generale cambieranno pelle, quindi ci sarà qualcosa di nuovo sul mercato, al di là delle banche, e al di là delle banche centrali, e quindi questo ruolo credo che lo occuperanno i Bitcoin, grazie anche alla tecnologia che aumenterà sempre maggiormente a livello mondiale, verrà sempre più diffusa e diventerà sempre teoricamente più semplice da utilizzare, comunque diventerà l'unico mezzo di scambio a livello di monete. Quindi io ho l'impressione che al di là della speculazione, che molto spesso la fossa e altre volte invece rialza tantissimo la quotazione di Bitcoin, il futuro delle monete, io credo che sia proprio in questa tipologia di valute. Con le banche centrali che non potranno fare altro che accettare questa, diciamo, questo nuovo, questi nuovi protagonisti, diciamo così, del mercato, o insomma qualcosa faranno di tutto per cercare di frenare questa tendenza, dato che si parla spesso di euro digitale e di valuta digitale, insomma, faranno sempre faranno di tutto, ecco, per frenare questa propensione, o dovranno poi lasciare, diciamo, alzare bandiera bianca? Nell'immediato credo che faranno di tutto, poi ovviamente le monete che diventeranno digitali, l'euro, la sterlina e quant'altro, questo mi sembra una situazione che va di pari passo con lo sviluppo del Bitcoin. Ecco, quello che sarebbe interessante è vedere se ancora ci saranno delle dichiarazioni, ricorderete quest'anno qui, anche nell'anno passato, delle dichiarazioni da parte dei responsabili delle banche centrali molto negative sul futuro dei Bitcoin. Se escono queste dichiarazioni è perché evidentemente qualche timore ce l'hanno sulla capacità di mantenere da parte delle banche centrali il ruolo appunto di banche centrali nei confronti dell'attività finanziaria. Quindi questo secondo me è già entrato nel loro stato d'animo e si rendono conto che dovranno trovare delle situazioni diverse per evitare che in effetti i Bitcoin rischino di arrivare a livelli molto più alti, non tanto di quotazione quanto di occupazione del suolo rispetto a quello che le banche centrali si aspettano. Intanto segnalo l'unico titolo di Piazza Affari negativo è di Azorin,
nel paniere principale, meno 0,5%, mentre sale Amplifon tra i migliori 4 a più 1,7%, dietro A2A più 1,9%, Saipem più 2,5%, Tenaris più 1,6%, mentre tornando al Bitcoin è abbastanza spento, è a 49.000, tondi, 49.003 dollari, per una perdita di oltre 3 punti percentuali, meno 3,33%. Bitcoin, che peraltro è un argomento anche molto ampio, perché abbiamo visto come le cripto stiano prepotentemente entrando a far parte non solo del linguaggio comune, ma anche insomma di quello che ci circonda, cioè oramai le cripto sponsorizzano gli sport maggiori, sostengono gli stipendi dei top player, vedi Messi, e insomma è diventata valuta legale anche a El Salvador, riconosciuta valuta a El Salvador, oltre che appunto aver raggiunto i 50.000 da quei minimi a quota 18.000 che insomma aveva raggiunto nel 2020. E poi ci sono anche i cosiddetti miners, i minatori di Bitcoin, che producono grandi quantità, consumano grandi quantità di energia e anche grandi quantità di chip, di semiconduttori, di microprocessori, che rappresentano uno dei motivi per cui, e qui Angelo torno da te per un'ultima battuta prima di salutarci, uno dei motivi per cui il mercato dell'auto quest'anno rischia di rivelarsi l'annus horribilis, nonostante ci sia stato un momento in cui la domanda era molto forte, complici gli incentivi, e che rappresenta forse un altro dei paradossi di cui parlavo prima in riferimento a Joe Biden, che perde consenso nonostante l'economia americana vada bene. Il paradosso del mercato dell'auto è il seguente: abbiamo le politiche dei vari paesi che sostengono, diciamo, che invitano l'acquisto di auto sostenibili, quindi di auto elettriche, auto ibride, ma non solo, però queste auto elettriche costano molto al consumatore, ma costano anche produrle alle varie compagnie, e questo ha portato, complice insomma una crisi su cui magari andremo con più attenzione un'altra volta, a spingere le varie compagnie, le varie case compagnie di auto a riprogrammare, a riprogettare le proprie vetture, tant'è che siccome per un'auto nuova c'è un'attesa di circa 9 mesi, adesso si producono auto nuove con meno tecnologia digitale, si torna di nuovo più all'analogico, e sostanzialmente si sceglie anche non quella e non l'auto elettrica o ibrida, perché effettivamente hanno costi molto molto alti, oltre che attese molto alte. Ecco perché l'usato sta costando di più, ecco perché i chilometro zero e i pronta consegna sono sempre più difficili da trovare in concessionaria. Ho provato a fare una piccola fotografia del settore, anche se in realtà dovremmo soffermarci con ancora più a lungo. Questo per tornare da Angelo, perché comunque è un comparto fondamentale per l'economia di molti paesi, la Germania, gli Stati Uniti, la Cina. Come sarà l'anno venturo secondo te, Angelo? Saremo in difficoltà? Sarà in difficoltà esattamente come lo si trova quest'anno, o in qualche modo insomma la situazione potrebbe migliorare, magari sfruttando l'uscita anche da quei famosi, ormai sono diventati anche qui espressione comune per noi che parliamo in diretta, i famosi colli di bottiglia. Angelo? Io temo di sì, perché c'è troppa attesa sull'avvento delle auto elettriche, però non dimentichiamo ad esempio che anche le stazioni per riempire per ricaricare le macchine non sono ancora, le automobili non sono così rapide. Vero. Come per chi fa benzina o gasolio, quello che è, insomma, quindi da questo punto di vista c'è un po' un freno. In più i costi, tu hai sottolineato i costi, che non è un aspetto secondario, anzi direi che è l'aspetto primario, perché i costi sono veramente lievitati a livelli molto molto alti, e questo fa sì che le persone abbiano un po' di perplessità nell'avvicinarsi a questa tipologia di acquisto, ancorché, come giustamente tu hai detto, è uno dei settori trainanti delle economie mondiali e lo sarà, presumo, anche in futuro. Mi sorprende l'aspetto delle auto a noleggio, che pareva stesse decollando. Io ricordo anche qualche tempo fa, nella stessa Milano, con più società che proponevano le automobili a noleggio, però le vedo che adesso, tipo
vari nomi che conosciamo, e adesso ne vedo meno in circolazione di quanto ne vedessi negli anni passati, quindi vuol dire che c'è qualcosa di strano anche lì, qualcosa che non piace, forse alle persone piace più avere le automobili proprie, però proprio per questo stanno aspettando di vedere l'evoluzione dell'auto elettrica, quando sarà possibile con un'auto elettrica fare che sono 1.000 km senza, adesso 1.000 km sono tanti, però tantissimi chilometri senza doversi fermare ogni tanto a fare il ricarico del carburante elettrico in sostanza. E quindi questo secondo me avrà un peso anche nel corso del prossimo anno. Non credo che si aprirà decisamente nei confronti delle nuove automobili che verranno prodotte e che dovrebbero essere comprate dai consumatori in sostanza. Eh sì, tu parli del noleggio a lungo periodo, insomma, che effettivamente qualche anno fa sembrava potesse avere un ruolo, occupare una fetta importante di questo mercato, oltre al car sharing, insomma, che nelle grandi città soprattutto sta andando a diffondersi sempre con più forza, e insomma i prezzi, tornando appunto forse a quello che è il vero punto, il vero market mover, diciamo così, del settore, i costi di produzione per un, diciamo, un comparto automobilistico sostenibile stanno inducendo, insomma, le varie compagnie a fare queste fusioni o quantomeno trovare collaborazioni. Questo è uno dei motivi per cui Fiat Chrysler Automobile e Peugeot si sono fuse in Stellantis, è uno dei motivi per cui come dire, Volkswagen e Audi, insomma, hanno stretto la loro collaborazione, Renault con, mi pare, Nissan, adesso vado a memoria, o anche, insomma, Daimler che comprende sia Mercedes sia BMW. Insomma, è un passaggio molto, molto lungo, evidentemente. E come dicevamo, insomma, questa crisi dei chip, che peraltro è interessante perché coinvolge anche il cambiamento climatico, perché poi sappiamo come gli Stati Uniti abbiano messo multe, abbiano vietato, diciamo, l'approvvigionamento dai produttori cinesi di questi chip, che sono i materiali solidi che hanno caratteristiche sia isolanti sia da conduttore, che permettono il funzionamento dei circuiti elettronici, che sono diventati di fondamentale importanza non solo per gli iPhone, i computer, ma anche per le automobili. Dunque, Cina sostanzialmente messa in disparte dall'Occidente, o quasi, ci si è rivolti a Taiwan, che è un altro grande produttore di chip, ma che Taiwan ha subito la più grande siccità della storia proprio nel 2021, e siccome vengono consumate smodate quantità di acqua per la realizzazione di questi chip, e Taiwan si è trovata anch'essa con colli di bottiglia, cioè con l'impossibilità di rispondere in maniera efficace nei tempi previsti alla forte domanda, e questo ha rallentato ulteriormente, sta rallentando ulteriormente la filiera e la catena di approvvigionamento. Insomma, se volete un esempio, insomma, di come si sta andando a influenzare la vita di tutti i giorni, l'economia, il cambiamento climatico, si potrebbe anche utilizzare questo aspetto, ma c'è anche la questione del caffè, ad esempio, raggiunto i massimi degli ultimi 10 anni, causa forte siccità e forti piogge in Brasile, che è uno dei paesi maggiormente produttori produttori di caffè. Caro Angelo, tu il caffè l'hai bevuto questa mattina? Non sono un grande estimatore di caffè, nonostante la Virtus sia sponsorizzata da Segafredo, quindi la Virtus Pallacanestro di Bologna, per cui dovrei essere. No, vorrei solo dirti che hai concluso, cioè l'ultimo riferimento l'hai fatto a Taiwan, altro paese che nel mirino delle possibili, non dico guerre comunque, da parte della Cina c'è un certo interesse che non a tutti piace, quindi da questo punto di vista abbiamo concluso con quella brutta cosa che parte dal confine russo, siamo vicino. Abbiamo chiuso il cerchio, tu dici, insomma, del nostro ragionamento. L'uno si Ha molto senso quello che è successo, secondo me, quantomeno. ricollega al tutto. Esatto. Beh, Angelo, grazie. Ringrazio Angelo Drusiani per essere stato qui con noi. Se non ci risentiamo, anche a te, buon fine 2021 e ci rivediamo a gennaio. Grazie anche a voi, grazie molto per l'invito. Arrivederci. Bene, adesso ci fermiamo, 11:34, e poi, insomma, per le conclusioni di questa prima parte di diretta con varie storie di borsa, ce ne sono di interessanti anche riguardo titoli che spesso ci chiedete voi da casa e che riguarda l'entertainment, i media. Rimanete con noi.